Nell'ambito delle interpretazioni e rappresentazioni della Prima Guerra Mondiale c'è un meraviglioso documentario che è ormai di qualche anno fa, del 2018, uscito per il centenario della fine della Grande Guerra, girato da Peter Jackson e intitolato They Shall Not Grow Old, Per sempre giovani, che ho di recente rivisto e che trovo particolarmente importante perché collegato a una tematica come quella della Prima Guerra Mondiale alla quale ha partecipato Tolkien. E tra l'altro si tratta di un documentario girato da Peter Jackson, cioè il regista dei film del Signore degli Anelli. Quindi mi sembra un connubio particolarmente felice, dal momento che chi meglio di Peter Jackson poteva interpretare la rappresentazione della Grande Guerra, lui che ha portato al cinema la reinterpretazione nel mondo di Tolkien, che viene direttamente proprio da quella guerra. Ricordiamo ancora il magistrale lavoro di John Garth, Tolkien e la Grande Guerra, che dimostra come senza la Prima Guerra Mondiale noi non avremmo mai avuto la Terra di Mezzo e quindi il Signore degli Anelli. Tolkien ha partecipato alla Grande Guerra sul fronte della Somme, che è precisamente il fronte che va a prendere in esame questo documentario, che prende e colorizza i filmati d'archivio britannici con una tecnologia innovativa, e per di più Peter Jackson, oltre a colorizzarli, ci mette anche l'audio, ricostruisce le frasi che venivano dette dai personaggi che venivano ripresi. Ovviamente il tutto è costruito intorno a dei racconti in presa diretta fatti ad alcuni reduci che non vengono mai nominati, non si fa il loro nome, ma che descrivono tutti riportando la loro esperienza in guerra, e quindi il tutto appare come una grandissima narrazione corale. Ovviamente il tutto è dal punto di vista inglese, britannico o comunque del Commonwealth, dal momento che si parla anche di canadesi, di australiani e di neozelandesi. Non è un caso che Peter Jackson abbia dedicato questo documentario alla memoria di suo nonno neozelandese, che ha partecipato proprio alla Grande Guerra. E questo potrebbe risultare un po' strano per gli amanti dei documentari originali. Vedere quelle immagini modificate, colorizzate e cucite insieme per raccontare qualcosa, con in più il sonoro ricostruito, i dialoghi, gli spari, le esplosioni, tutto fatto ovviamente con strumenti moderni, potrebbe, come dicevo, non essere accettato di buon grado, in quanto tradimento dell'originale. Ma in realtà questo è un documentario che esprime molto bene l'esperienza di chi ha partecipato alla guerra, soprattutto dal punto di vista dei soldati semplici, di tutti quei fanti che stavano nelle trincee e che partivano all'attacco del nemico, cercando di solcare la terra di nessuno, diretti verso le trincee tedesche. E a questo proposito premetto che il problema non è che il documentario sia dalla parte inglese e che in realtà erano meglio i tedeschi, perché oggi ci sono moltissimi che ragionano in questi termini. Voglio chiarire subito la mia posizione. La Grande Guerra è stata una mattanza incredibile, uno degli avvenimenti più catastrofici della storia. Non si tratta di essere dalla parte degli uni o degli altri. Ovviamente stiamo parlando di una guerra assurda nella quale la vita delle persone non valeva assolutamente nulla e tutti i fanti venivano utilizzati come carne da cannone per andare all'assalto in operazioni del tutto scriteriate che non portavano assolutamente a nulla se non a qualche conquista di pochi chilometri. È ovvio che qui si sta parlando di inglesi, di britannici, ma perché Peter Jackson ha potuto lavorare con quel materiale. E anzi, vediamo che i protagonisti di questa vicenda sono messi di fronte al problema della demonizzazione del nemico. Il nemico, il Krucco, il tedesco, viene visto come un mostro. Poi però, quando lo si vede, anche gli inglesi si accorgono
che il tedesco non è poi questo mostro che credevano. Anzi, questi fanti inglesi che stanno nelle trincee scoprono che anche i soldati tedeschi sono come loro, giovanissimi, che vorrebbero essere da un'altra parte. Che bavaresi e sassoni sono particolarmente civili. In fondo, come dice un inglese, sono mezzi inglesi. Mentre l'odio è nei confronti dei prussiani, che sono dei fanatici e sono avversati dai loro stessi connazionali. Il documentario parte con lo scoppio della guerra, cioè quando tutti questi soldati si sono arruolati, spesso come volontari, perché presi dall'entusiasmo generale. Nessuno si aspettava lo scoppio di questa guerra, ma al momento della dichiarazione di guerra tutti fanno il loro dovere, anche se sono giovanissimi, riuscendo perfino a imbrogliare sulla loro età, alcuni poi con il consenso ovviamente degli stati maggiori, che facevano entrare anche i 17enni. Le immagini di questo primo periodo sono in bianco e nero, viene descritto anche l'addestramento nei campi come se si trattasse di una specie di campo scout. Per la prima volta tanti giovani si trovano ad avere a che fare con nuove persone, stanno insieme, fanno vita atletica e si preparano per il fronte. E dopo il documentario diventa a colori e qui possiamo vedere come le immagini della Prima Guerra Mondiale, che abbiamo generalmente sempre visto in bianco e nero in maniera molto frammentaria, prendono vita e ci catapultano anche noi sulle sterminate pianure del Belgio e della Francia, là dove c'erano gli scontri. E qui la tanto decantata guerra, quella grande avventura che tutti credevano essere breve e alla portata di tutti i combattenti, in realtà si rivela una micidiale macchina di morte, soprattutto perché questi poveri soldati si ritrovano a dover vivere nei cunicoli della terra, in trincee lunghissime, esposti al tiro nemico, alle bombarde, agli shrapnel, alle mitragliatrici, ai colpi dei cecchini, alle nuvole di gas e poi ai topi e soprattutto al fango e all'acqua che rischiavano di far nascere cancrene. E qui, e nonostante il cameratismo che si instaura tra compagni di trincea che in fondo si trovano a vivere quella che non solo è una guerra, ma a tutti gli effetti è un lavoro, perché si va in trincea coi turni esattamente come in fabbrica, esprime perfettamente il senso di una sospensione. Tutti quelli che si trovavano a fare quella guerra, quando non venivano uccisi da qualche colpo oppure in qualche attacco, sperimentavano questa sospensione dalla vita, dalla civiltà, da tutto quello che li aveva sempre caratterizzati. È bellissima una piccola scena in cui un soldato spiega che all'interno delle trincee venivano messe dei nomi di luoghi reali di Londra, come per esempio Piccadilly Circus, per contraddistinguere un punto preciso della trincea, ma allo stesso tempo dare una parvenza di civiltà, di civilizzazione a un ambiente totalmente disumano e disumanizzante. Questi poveracci si trovavano costretti a dover occupare pochi metri di terra, tutti attaccati tra di loro, e si trovavano anche a dover dormire tra un turno e l'altro nello stesso punto, in una condizione di igiene scarsissima, oltre che di fame e freddo. Quindi il documentario affronta anche gli svaghi passatempi, per quanto fosse possibile, nelle rare licenze che poi si rivelavano essere degli altri lavori, perché una volta retrocessi dalle linee del fronte nelle retrovie, i soldati venivano comunque utilizzati per fare altri lavori di fatica. E quello che emerge all'interno di tutto questo è che i soldati si trovano ad affrontare la guerra come un semplice lavoro. Certo, dicono, magari avevi paura, ti dispiaceva perdere un commilitone, un compagno che avevi conosciuto, però alla fine noi eravamo lì per eseguire un lavoro e dovevamo farlo bene. Poi ovviamente non erano delle macchine. Le reazioni di ognuno di fronte alla guerra, all'orrore del campo di battaglia, erano le più diverse.
C'è chi prima di un attacco racconta che pensava e faceva delle considerazioni che mai aveva fatto prima, e c'erano altri che invece erano talmente paralizzati dalla paura che non pensavano affatto. E poi c'è l'attacco. Questo documentario fa vedere effettivamente cosa succedeva con i racconti di chi è sopravvissuto, che racconta cose assolutamente atroci, con persone che venivano distrutte, a cui saltavano le teste, oppure con militoni che venivano trovati con qualche organo in mano ancora pulsante. E la tendenza era sempre quella di voler porre fine alla loro sofferenza sparandogli. C'era una sorta di fatalismo che accompagnava quelli che riuscivano ad arrivare dall'altra parte della trincea, la trincea tedesca, e che riuscivano a attaccare i soldati tedeschi nella trincea avversaria alla baionetta. Nessuno riesce a spiegarsi del perché quelli vicino a lui cadevano mentre loro andavano avanti. Era tutto frutto del caso. E tutto questo prosegue fino alla fine, quando finisce la guerra, c'è l'armistizio e per la prima volta i cannoni cessano di sparare e i soldati si rendono conto che possono ricominciare a fare cose che gli erano state precluse nel corso degli ultimi anni. E in molti restano assolutamente spiazzati perché non sono più abituati. C'è un particolare molto bello e molto tolkieniano alla fine del documentario. Uno di questi soldati ricorda che in base ai suoi interessi naturalistici poi è tornato a vedere queste trincee, questi luoghi dove sorgevano i campi di battaglia e ha visto che la natura aveva ricominciato a vivere, aveva ricominciato a fiorire e a coprire anche i tumuli delle persone, dei commilitoni che lì erano stati sepolti o che erano crollati nel fango, affondando in quel terreno assolutamente invaso dall'acqua. E questo è un particolare molto tolkieniano perché lo troviamo anche all'interno del Signore degli Anelli, oppure del Silmarillion, quando si dice che per esempio davanti alle mura di Minas Tirith, il luogo dove è caduto il cavallo di Theoden, è stato ricoperto dal verde, da una collina, oppure nel caso del tumulo delle lacrime del Silmarillion, il primo mausoleo funebre della Terra di Mezzo eretto dal Signore Oscuro Morgoth, fatto dei cadaveri di tutti i caduti nella battaglia delle innumerevoli lacrime, ma che viene ricoperto dal verde, dalla natura. E un altro particolare molto interessante di questo documentario è alla fine, quando la guerra è finita e i soldati fanno ritorno a casa, non c'è più spazio per questi soldati nella società. Li vedono tutti come fondamentalmente dei reduci piantagrane, perché non sono specializzati, nessuna azienda li vuole, non c'è lavoro per loro. Sono dei reietti che non riescono a farsi riaccettare perché nessuno sa che cosa hanno vissuto. E gli stessi genitori non parlano di queste cose con loro. Insomma, i reduci non riescono a trovare una dimensione nel mondo che hanno lasciato e per il quale hanno combattuto. E questo spiega anche molto bene tutti i problemi della reintegrazione del dopoguerra che hanno portato moltissimi a essere sbandati, oltre che perseguitati dalle conseguenze degli shock provati in trincea o sul campo di battaglia. E inoltre spiega molto bene le difficoltà nel raccontare il dramma della guerra, quanto le persone che non hanno partecipato a quell'evento in prima persona non avrebbero mai potuto capire il dramma vissuto da questi poveri ragazzi. Ed è per questo che sono così importanti le riscritture, il tentativo di affidare alla narrativa o alla letteratura o alla memorialistica le esperienze di chi quella guerra l'ha vissuta, esattamente come Tolkien, che l'ha trasposta miticamente all'interno di un universo leggendario creato dalla sua mente, ma potentemente forgiato da quell'esperienza.